C'è un treno per Parigi stasera, non voglio perderlo. Se lei se ne va, me ne vado anch'io. Non voglio occuparmi del bambino. Prima che la sostituiscano passeranno almeno 15 giorni. Ma smettila. Ma no, non possono chiedergli questo. Se succedesse qualche cosa al bambino sarei responsabile io. Voi due uscite dalla stanza. Andiamo, la smetta e ascolti. Sì, è vero, ho visto rosso poco fa. È stata una reazione molto stupida, lo riconosco. Vuole delle scuse? Già le presento. Il tempo di trovare una sostituta, suppongo. Ma no, no, non pensi a questo. Sì, sono brusco, lo so, ma anche lei consideri che la sua reazione è stata piuttosto vivace, vero? Non sopporto le umiliazioni. Sì, sì, certo. Poi sembra avere i nervi a pezzi. Nulla di strano con il lavoro che le hanno affidato, ma lei dovrebbe...